Niente, noi veniamo da Cavo dei Tirreni, dove siamo praticamente incessati da anni. Noi non è che vogliamo un nuovo condono, i condoni già esistono. Ci sono tante leggi che si possono praticamente mettere in atto per portarci ad una sanatoria. Siamo rimasti abusivi, mentre tutte le altre regioni d'Italia, perché la Campania ha avuto la possibilità di poter sanare. Quindi noi vogliamo una dignità di pari diritti come tutte le altre regioni d'Italia. Abbiamo pagato 3 condoni diversi, siamo arrivati quasi a 300.000 euro e adesso, dopo 14 anni di assoluto silenzio, hanno deciso che a ottobre devono abbattere la nostra casa. Io ho 2 bambine, la nostra è una casa di necessità. Il comune sostiene ancora che se dovessimo presentarci di nuovo con la domanda per il condono, ce la darebbe sicuramente. Noi non abbiamo la domanda, noi abbiamo il condono, noi abbiamo i titoli. Dove si può sanare, si deve sanare, e dove abitiamo noi si può sanare, perché ci siamo accertati, abbiamo visto e si può sanare. Siamo io, mia moglie e 2 bambini e non sappiamo poi dove andare. Io prendo 1200 euro al mese e per un bicione ci vogliono 500 euro. Io non so come campare poi. E poi non è che ti danno subito la casa a pigione, perché vogliono tante garanzie e io non te le posso dare perché lavori precari faccio. E al sud funziona così. E non dico che lo chiamo così, ci hanno costretto a costruire così. Interi paesi sono stati costruiti così. La colpa delle amministrazioni, perché se c'era un piano regolatore, noi avremmo costruito con una licenza regolare sul piano regolatore. Invece dovevano speculare tutti su di noi, tutti. Che dopo 35 anni le procure ci vogliono buttare le case a terra perché abbiamo costruito senza titolo, però non abbiamo fatto case da speculazione, abbiamo fatto case di necessità. La casa è da...